Ciao a tutti ragazzi, oggi video più particolare del solito. Cercherò di spiegarvi, secondo il mio punto di vista, i salvataggi pazzeschi di Marc Marquez in questi ultimi anni. Faccio subito una parentesi molto importante. Qui sotto ognuno è liberissimo di esprimere la propria opinione pacatamente, ma al contrario, se la vostra versione pensate sia inequivocabilmente giusta e volete esprimerla in modo aggressivo, o avete nel palmarès una serie di vittorie da capotecnico di livello mondiale, oppure potete tranquillamente tenervele per voi. Grazie. Quindi, come fa Marc Marquez a fare questi salvataggi incredibili? Lo vediamo subito dopo la sigla. Iniziamo ad analizzare quando è iniziato tutto. Test 2014 a Brno. Per la prima volta riesce a tirarla su in un momento dove ormai la moto era completamente persa, con l'anteriore chiuso a 64 gradi di piega. Da quel momento in poi, in tutti i successivi salvataggi che abbiamo visto, si è chiaramente notato come abbia perfezionato la tecnica. Sicuramente non sono stati casi, come magari poteva essere la prima volta, ma anzi, via via le situazioni dove è riuscito a evitare la caduta sono diventate sempre più complicate e sempre più complesse. Come a Catalunya, dove in una curva da 180 km/h è riuscito a tirarsi su. Very long this one. I mean, it was maybe the longest one in my career. Yeah, then I was fighting against everything and yeah, I saw that okay. I already safe, but then when I go to dirty place, to dirty area, again I lose the front. I say no, now it's impossible. But I was pushing again and I was able to be on the bike and then, you know, for the fans, you saw with the hand and everything. O come a Valencia dove si stava addirittura giocando il titolo mondiale contro Dovizioso. He'll try and break Zarco straight away because Zarco would have loved to have another go at him. Oh, dearie me, On his Marquez! knee! Unbelievable! Marc Marquez is taking unbelievable risks. La prima cosa che secondo me gli permette di effettuare questi salvataggi è la pratica. Ovviamente provarci con la MotoGP è impossibile, ma in qualche story su Instagram, mentre si allenava, ha fatto vedere che oltre al classico allenamento con il flat track, parentesi, per chi non lo sapesse, è questa disciplina che praticano ormai molti piloti per aumentare la sensibilità in condizioni di grip veramente bassa. Dicevamo, oltre a questo faceva vedere sessioni di veri e propri salvataggi a moto completamente persa, un po' come fa Masa Omori, il pilota numero uno di flat in Giappone. Per farvi capire di cosa si tratta, vi faccio vedere il video. Ovviamente è una cosa completamente diversa dalla MotoGP, ma essere abituato a questa situazione e in pieno controllo a moto completamente andata invece di irrigidirti ti permette di essere lucido per poter fare la contromossa puntando ginocchio e gomito in modo da salvarti, al posto di mettere le mani istintivamente a terra per proteggerti dall'impatto con l'asfalto. Secondo aspetto molto importante per il quale Marquez fa questi salvataggi sono le caratteristiche della Honda RC213V. Una moto molto compatta, con la seduta molto vicino all'asfalto, o meglio, molto più vicino rispetto alle sue dirette concorrenti in MotoGP. Confermato anche da Jorge Lorenzo nella sua prima intervista da pilota della casa Alata, dove spiegava che la cosa migliore che ha trovato sulla moto
era la sensazione di essere più a contatto con l'asfalto in ogni situazione di guida rispetto a Ducati. Quindi voi vi chiederete: cosa c'entra avere la seduta più bassa per salvarsi dalle cadute? Possiamo dire volgarmente che avere un baricentro più basso rende la moto più controllabile. Per farvi un altro esempio preso dal flat track o flat track, questa è esattamente la modifica che si fa a questo tipo di moto per renderla più facile e più gestibile rispetto al modello di serie da cross, perché queste moto derivano dai modelli da cross o da enduro. Fondamentale, dato che il loro utilizzo è in situazioni sempre di poco grip e dove serve un grandissimo controllo per guidare sempre al limite di traverso. Quindi, per andare incontro a questo problema, vengono abbassate molto e molto spesso gli viene allungato anche il passo. Tornando alla MotoGP, fare la stessa manovra di salvataggio che fa Marquez con la Honda su una Yamaha o su una Ducati sarebbe molto più difficile, a causa delle differenze tecniche che dicevamo giusto appunto prima. Moto con sedute più alte e geometricamente diverse. Vi do un esempio, è il meglio che sono riuscito a trovare, ma se vi armate di pazienza riuscite chiaramente a vedere come la seduta della Yamaha è sensibilmente più alta rispetto alla Honda di Marquez, che è più centrata e bassa all'interno della moto. Infine, il terzo motivo che mi sento di inserire è semplicemente il talento. Marquez può piacere o non piacere personalmente come persona, ma a livello di tecnica di guida è un mostro. Fa cose che non ha mai fatto nessuno e in mezzo a quei campioni riesce comunque ad alzare l'asticella. Oltre a questa nuova tecnica della caduta non caduta, ai tempi dei primi flag to flag, vi ricordate quando c'era bisogno del salto da una moto all'altra? Lui è stato il primo a studiarsi un modo per guadagnare quel 3-4 decimi di secondo nel cambio moto saltando da una parte all'altra, invece che scendere e poi salire sull'altra moto. Quindi cerca sempre il dettaglio e ormai è da 5 anni che è l'uomo da battere. Vedremo se nel 2019 un altro mega talento come Lorenzo riuscirà a mettergli un po' i bastoni fra le ruote. Bene ragazzi, questo video molto più tecnico del solito è finito. Spero che per i meno avvezzi al motorsport sia stato interessante, perché a parte qualche mega ingegnere di MotoGP che come al solito è qui sotto che scrive le sue verità inequivocabili, c'è qualcun altro che invece ha fame di sapere e di imparare, perché non tutti nascono con la scienza infusa. Detto questo, lo speciale 100K si avvicina. È veramente un lavorone perché ho dovuto comprare mille cose per completarlo, trovare filmati, cioè è stato veramente un casino, ma è in fase di produzione e tra poco lo vedrete. Vi aggiorno sulla situazione moto. Purtroppo non so ancora esattamente che campionati farò l'anno prossimo, e quando sto registrando questo video siamo al 14 gennaio, perché ci sono veramente tante cose che devono collimare e andare insieme. Il problema numero uno è lo scegliere la moto con la quale correrò. Perché? Perché la BMW nuova arriverebbe troppo in ritardo. Quindi, per capirci, 2 settimane, 1 settimana prima del campionato. Questo vuol dire che sarebbe troppo un rischio arrivare lì con la moto praticamente ancora smontata e sperare che vada tutto bene. Quindi l'idea adesso è quella, insieme a BMW, di prendere un HP4 e fare magari qualche gara con quella per poi passare alla moto nuova quando sarà tutto ok. Ma ci potranno essere dei vari colpi di scena, quindi non sto ad anticiparvi niente, vi sto solo dicendo un po' come stanno procedendo le cose. In più vi starete chiedendo quando sarà il primo video sulle moto nel 2019, giustamente. E ve lo posso dire questo, andremo a fare i primi test dell'anno dal 4 al 7 febbraio 2019, quindi tra pochissimo. Non so ancora con che moto, non so come, ma so che andremo a fare quei test. Girerò veramente un sacco di cose, nuove tip per la guida in pista, vlog, il primo approccio con la moto 2019, un sacco di cose. Quindi mi raccomando, se non siete ancora iscritti, iscrivetevi al canale. Se lo siete già, campanellina attiva, gas, e ci vediamo al prossimo video.
We'll be right back.